Buongiorno e benvenuti a questa diretta. Saremo io appropriato di dire buonasera a questo punto, data l'ora. Comunque, vi volevo parlare appunto di Enel e allora, Enel e la sua infanzia recita che lei stessa era stata generata da una coppia, certo, da una coppia reale, ma che che il padre gettò Penelope nel lago vicino, però Penelope fu salvata. A quel punto fu salvata da delle anatre e ricondotta sulla terra ferma. Ricondotta sulla terraferma. Da quel punto possiamo dire che Penelope vuol dire appunto anatra. Ecco perché Penelope fu salvata da un gruppetto d'anatre e così via. Poi sappiamo, io so che è stata sposata poi dal futuro re di Itaca, Odisseo. Odisseo che inizialmente non voleva partire per la spedizione alla volta di Troia per recuperare Elena, ma dovette partire ed accettò anche, però a malincuore, accettò a malincuore. Quindi si imbarcò con il suo equipaggio per affrontare questo viaggio. Riuscì a Riuscì, dopo tutto, dopo mille riuscì a portare a compimento il viaggio determinato, riuscì a portare a compimento e ritornò anche ad Itaca. Una volta qui poi scacciò sbaragliandoli, uccidendo i roci, cioè gli aristocratici della città di Itaca, che in quel momento d'assenza d'Odisseo erano giunti alla reggia del re di Itaca per pretendere la mano di Enello e pretendere anche che Enello scegliesse uno di loro, quello che poi sarebbe stato quello a sedere sul trono di Itaca e a regnare su Itaca stessa. Odisseo quindi, travestendosi da un mercante in un primo tempo, poi rivelandosi a tutti, uccise questi roci e così poté di nuovo sedere sul trono,
Ma voi dovete ancora una volta divertirvi in un momento determinato. Dovete divertirvi per un altro viaggio. Poi era riuscì e riuscirà a ritornare ad Itaca una seconda volta. La seconda volta sarà fatale. Fu fatale perché troverà il figlio avuto con la madre Circe, perché nel primo viaggio di ritorno dalla partenza di Troia verso Itaca, nel mezzo di Seol, suo equipaggio venne chiamato dalla Maga Circe, venne chiamato telepaticamente dalla Maga Circe, che non si sa il proprio aspetto e se aveva anche delle colleghe date, allora dovevano essere ripugnanti proprio nello stile delle maghe. Ma in quest'ottica allora avrebbero potuto camuffare il tutto e Circe poteva essere sembrata quasi una top model, poteva essere sembrata uno splendore come le sue tante sorelle. E fatto sta che Odisseo ha giaciuto con Circe, e da questo punto quello che ritrova al suo ritorno ad Itaca è proprio il figlio di Odisseo e di Circe durante quelle notti. E il figlio lo voleva vedere e anche arrabbiato, ma comprensibilmente anche perché lui nasce e vive sull'isola di Circe con sua madre, ma non sa davvero qual è il suo padre, che non lo ha mai conosciuto, e quindi ecco che sarà arrabbiato tanto da ammazzare Odisseo. E questo è il mito raccontato dagli occhi di Enelope, perché Enelope in quel frangente non si sa se ha potuto se sia stata uccisa o se non sia stata uccisa, se poi si sia sposata con questo figlio, o se non si sia sposata, o semplicemente se era svenuta, non si sa. Però questo è il mito di Penelope.